Ciao ragazzi, sono qua dietro alla scatolone di questo grosso modello, infatti c'è un unboxing grosso, il Corsair F4U a scoppio. Parto subito dal dire che è una scatola molto rovinata perché evidentemente è stata dentro una cantina piuttosto che un laboratorio tanto tanto tempo, vedete, è tutto scocciato a destra e a sinistra. Voglio farvi vedere se riesco, perché adesso la terrò a mano, non ho voglia di montare lo stabilizzatore sopra il treppiede. Se voglio farvi vedere, dicevo, la scatola che cosa dice. Allora, già qui dove si vede Corsair F4U della Phoenix Model, con i carrelli retrattili inclusi. Questa è la livrea del modello, vedete, è bellissimo, è stupendo. Dice che infatti ci sono i retrattili che si ruotano di 90 gradi, cioè quando entrano dentro la fusoliera fanno questa cosa qua. Le specifiche tecniche del modello sono: apertura alare 1480 mm, lunghezza 1160 mm, il peso che varia dai 2,8 ai 3000 grammi, cioè 2,8 kg e 3 kg, motore può montare un 4 tempi o un 2 tempi. Qui si parla di motore a scoppio, non motori elettrici, qui si fanno i giochi da grandi. Motore quantasse 55 a 2 tempi o 5270 a 4 tempi. Serve un radiocomando a 6 canali con 5 servi e un servo per i carrelli retrattili. Specifiche tecniche: costruzione tutta in legno, disegnato specialmente per essere ultra leggero, è quasi pronto al volo al 95%, poi lo vediamo perché ho visto che è un casino. Tutti gli accessori sono inclusi o la maggior parte, ed è stato tagliato da una macchina laser e ricoperto da ora cover. Qui poi dopo, se volete, vi fate uno screenshot di questa cosa, ve la leggete da sola. Forse poi dopo lo scriverò anch'io da qualche parte. Cos'era il Corsair e cos'è il Corsair per i modellisti? A questo punto la scatola sul tavolo l'apriamo e vi faccio vedere pian pianino quello che contiene. Ecco, vedete anche sul fianco, mi sbagliavo, anche sul fianco c'è scritto qualche cosa, perché la scatola l'ho presa, l'ho portata a casa, ho visto soltanto la parte superiore, ma questa sul fianco no. Leggetela, probabilmente c'è scritto le stesse cose che c'erano scritte sulla parte superiore. All'apertura della scatola subito troviamo questo corpo nuovo, perché c'è il nome del vecchio proprietario che conosco, magari conoscete anche voi, che è la pancia del modello. Vedete, è ancora imbustato. E vi faccio vedere, è tutto tagliato al laser e questa sarebbe la parte che va sotto la connessione fra la fusoliera e la parte dell'ala, cioè la parte centrale. È inutile che ve la apra tutte e due, ve ne apro soltanto una. Vi faccio vedere che qua c'è l'ala, vedete la famosissima forma strana della semiala, non so se riuscite a vederla. Questa parte va attaccata alla fusoliera, anzi questa è la parte anteriore dell'ala, vedete la centina centrale. Gli alettoni chiaramente, mancano tutti gli adesivi, tutte le decalcomanie che dovrò mettere alla fine. Pensate che io non sono assolutamente preciso cosa verrà fuori. Ecco, vedete l'ala tutta ricoperta in ora cover, vedete qui c'è ora cover, e sarà anche da tirare un filino su tutte le varie superfici perché vedo che si è rilasciata. Lì vedete le due ali, le ho messe lì di dietro. Adesso tiriamo fuori questa specie di cannone, che in realtà è la fusoliera. Togliamo anche qui la plastica, ve la faccio vedere. Ecco, pilotino, non è un pilota in scala perché questo è un pilota moderno. Qui c'è il suo direzionale, qui sotto ci andrà attaccata la rotella da queste parti, probabile che sia, eccola qua. Qui c'è, bisogna tagliare tutti i buchi in questo modello, i buchi dove far passare le varie tiranterie, eccetera. E qui c'è il buco che serve per il ruotino di coda. Qui ci sono vari scassi per il direzionale, profondità. Questo è l'interno della fusoliera, vedete, sempre fatto tutto di legno. Qui c'è lo spazio per i servocomandi. Questa è la baia che accetterà l'ala, che andrà a incastrarsi anche senza rompere niente, speriamo, nella parte anteriore di qua. Questa è la partita parafiamma che continua anche qua davanti. Non so, si vede male perché è tutta, diciamo, è grigia. Qui, se posso
non so se riuscite a vedere, vede di traverso qui si vede il buco dove deve passare il serbatoio, il tappo del serbatoio, poi ci sono tutti i vari tagli e i fori per il castello motore dove poter appunto appoggiarci il motore. Io metterò un motore a quattro tempi per un suono più realistico. Qui abbiamo ragazzi il profondità, il piano di quota, tutto ancora imbustato, questo non lo sbusto perché era l'unica cosa che era ancora imbustata insieme all'altra ala, quindi aspetto il momento per poterlo montare, per poter togliere tutto dalle sue plastiche, perché altrimenti magari perdo qualche pezzo e non va bene. Anche qui tutto ricoperto in ora cover, qui il tessuto sembra abbastanza tirato, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ah, una nota, le varie parti mobili, che adesso non si vede, ecco, vedete? La parte mobile delle profondità, come anche degli alettoni direzionali, sono incernierate con delle cerniere, scusate il gioco di parole, che devono essere incollate in sede, e quindi anche lì dovrò usare tutta l'accortezza del caso per evitare di fare su dei disastri. Qui semplicemente è un sacchetto, questo è il serbatoio con tutte le varie minuterie, il carrello, i carrelli, cavi vari, attrezzature varie, viti, insomma sono tutte cose, sono le minuterie che dicevano prima nella scatola. C'è persino del nastro blu e del nastro bianco per poter raccordare le varie parti fra di loro, e chiaramente brandizzato Phoenix Models. Questo ragazzi è il motore radiale, si chiama Dummy, nel senso che è un motore fasullo, e non so, vi faccio leggere anche voi quello che c'è scritto sopra. Questo motore radiale va messo sulla naca, che dopo andremo a vedere, soltanto se montiamo un motore elettrico, perché se montiamo un motore a scoppio ha bisogno di tutto lo spazio disponibile per poter far arrivare dell'aria e evitare che si surriscaldi. Fatto molto bene questo motore radiale, purtroppo non lo vedete bene perché è all'interno della plastica, e anche qui non lo voglio togliere per evitare di fargli prendere dell'aria e della sporcizia e della polvere, visto che siamo in una cantina. Questo ragazzi è uno dei due carrelli retrattili che va affogato qui nell'ala, e questo va nell'ala, ma poi quando viene esteso porta la ruota fuori per il decollo o atterraggio. Vedete, se io aziono questa levetta, fate bene attenzione a questa parte, vi faccio vedere, questa parte è l'ammortizzatore vero e proprio, anche se è un ammortizzatore meccanico abbastanza rigido, speriamo che funzioni. Allora io lo rimetto dritto perché lui dovrà essere messo in questa posizione, anzi scusate, sì, in questa posizione nell'ala. Lui quando viene esteso, così è retratto, quando viene esteso ruota di 90 gradi, in modo tale che la ruota viene portata in avanti, cioè la ruota in questo modo fa questo giro, vedete? Se voi notate bene, se io spingo la leva, guardate, faccio vedere contro la luce, si gira. È stato un po' difficoltoso farvelo vedere, ma spero che avete capito il meccanismo. Di questo chiaramente ce ne sono due, uno per ala. Questo è il castello del motore, ancora imbustato. Lascio tutto imbustato perché, ripeto, non lo voglio togliere adesso per via della polvere e quant'altro. Questa parte va appoggiata, va avvitata alla parte a parafiamma, e questa parte è la parte su cui va montato il motore. Però adesso vedo in questo istante che non ci sono i fori per le alette del motore, sono cose che dovrò fare io a mano. Non sono molto preciso in certe cose, speriamo che vada tutto bene. Questa ragazzi è l'anaca del motore, anche questa in scala, serve per poter coprire chiaramente il motore e per dare la sensazione di aereo vero. È fatta in fibra di vetro e penso che sia verniciata, anzi questa sì, sì, questa è verniciata. Qui protetta per la polvere, contro la polvere, e da questa parte con il pluribolle per evitare per evitare che prenda dei colpi durante il trasporto, tanto non trasporto più perché la lascio lì. Questo ragazzi è uno dei tre fogli di decalcomanie da ritagliare con il cutter e applicare sul modello una volta che il modello è finito. Purtroppo si vede poco, adesso cerco di avvicinarvelo, ma qui c'è il numero seriale dell'aereo, spero che riusciate a vederlo, eccolo lì. Qui in mezzo la coccarda americana, qui sotto queste cose rosse si vedono che sono i giapponesi che ha abbattuto l'aereo vero. Non so se ce li metterò perché altrimenti diventa politically incorrect e me lo fanno precipitare. Qui l'altra coccardina, dicevamo, e l'altro numero di serie dell'aereo. E ragazzi, anche io lo devo guardare perché è difficile da capire e comprendere. Un altro numero seriale là in alto. Ragazzi,
non vi posso far vedere le istruzioni di montaggio del modello perché sono di sopra e visto che sto ancora studiando, leggendo, capendo come sono bene i passaggi, perché avete visto è abbastanza complicato da montare tutti i pezzi, tutti i pezzi, tutti i pezzi e non vorrei sbagliare. Questo è uno dei pochi modelli a cui veramente terrò e tengo perché piace a me, ma piaceva anche mio padre, era il suo aereo preferito, quindi l'ho preso anche per fargli una specie di omaggio. Piace anche a me, ragazzi, io non dico nient'altro, però era per fare un omaggio anche a mio padre, quindi voglio costruirlo al meglio. Le istruzioni me le studio, finisco di studiarle e compro l'elettronica che manca, quei famosi sei servi, la ricevente, la miscela. Il motore ce l'ho già, il motore ce l'ho già, il motore da qualche parte è sparito, da qualche parte là il motore, poi dopo ve lo faccio vedere. E quindi il modello voglio farlo bene, farlo volare bene, sperando di non schiantarlo. Ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, nonostante che sia fatto con i mezzi che potevo. E a Dio piacendo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!